Non so più cosa sta succedendo, o forse lo so. Domenica scorsa le squadre di Bitonto e Andria entrano in diagonale sul prato del Città degli Ulivi. Sacro rito di ogni giornata di campionato che, si è detto per inciso, sarà un vero trionfo per i colori nostri. Ma non è questo che ci interessa. Dunque, guida tutti i 22 protagonisti il piccolo Samuele, per occhi due stille di cielo e un sorriso di dolce primavera. Papà Mario, un poco trafelato, spinge la carrozzina con la forza ostinata dell'amore. Il bimbo, nella sua liliale purezza, unisce i tifosi neroverdi e i biancazzurri in un magico abbraccio che esclude ogni strezio. Poi, minuto 70 della pugna, il talismano imbattibile Anaclerio chiama fuori dalla contesa l'infaticabile e impareggiabile attaccante Riccardo Lattanzio, che dopo corse, botte, pali e traverse ha finalmente trovato la via del gol proprio contro la sua ex squadra. Non si sa bene perché esce dal lato della tribuna scoperta e dovrà quindi percorrere tutto il perimetro del campo per raggiungere la sua panchina. Passa sotto il settore degli ultra-andriesi, forse traditi, chissà, abbacchiati di certo, sempre fieri però. E piano, piano, fino a farsi inarrestabile, si leva un applauso accorato e spontaneo per il concittadino e già stato loro idolo. E il battimani si moltiplica addirittura quando si accodano entusiasti supporter bitontini. In conferenza stampa post-match, Riccardo ricambia, per soprammercato, le attestazioni di stima e affetto che il bomber Chicco Paterno aveva espresso la settimana precedente nei suoi confronti. Giovedì sera, nella nostra città si ritrovano gli eroi che artigliarono per la prima volta la quarta categoria ben 51 anni fa. D'improvviso, al bar, appare il presidente Francesco Rossiello col suo volto solare ed è un abbraccio di nostalgia e felicità, oltre che ci sarà da bere per tutti. Infine, mercoledì prossimo, una delegazione di leoni andrà a fare visita presso il centro diurno per minori Padre Pino Pugliesi della Fondazione Santi Medici per portare un messaggio di speranza e fiducia ai più piccoli. Insomma, avvisate Edmondo dai De Amicis, buona, anzi ottima anima, il libro Cuore del Calcio è qui all'ombra degli ulivi.